Sembra salvo il finanziamento per la ciclabile in Valle del Luio, messo a rischio dal sequestro del cantiere. La regione concede una proroga di un anno per rendicontare l'opera. Il comune di Piario avvia il procedimento per la variante al piano di governo del territorio. L'obiettivo è aggiornare i confini con Clusone, ma anche i cittadini possono avanzare proposte. Un alleato in più per mettere al tappeto i disturbi alimentari, anoressia e bulimia in primis. È l'app Schiaccia DCA voluta dal centro della Palazzolo di Bergamo. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Sembra salvo il finanziamento per la pista ciclabile della Valle del Luio, messo a rischio dalle vicende che nei mesi scorsi hanno riguardato il cantiere. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Albino, Fabio Terzi. Riprendiamo le fila della vicenda della pista ciclopedonale della Valle del Luio. Un riassunto veloce: cantiere sequestrato in estate, poi dissequestrato. Era rimasta in sospeso la questione del finanziamento regionale che doveva essere rendicontato entro settembre. Comune e Comunità Montana hanno chiesto una proroga concessa. Sì, abbiamo proprio ricevuto una settimana fa la comunicazione ufficiale dalla Regione Lombardia, comunicazione che ci ha informato che la Commissione Proroghe della Regione Lombardia ci ha concesso una proroga di ben un anno sulla rendicontazione dei lavori della pista ciclopedonale in Valle del Luio. Abbiamo tempo fino all'11 settembre del 2017 per rendicontare l'opera. Non si tratta della proroga dei lavori, perché i lavori sono ormai conclusi. Bisognava solo procedere alla rendicontazione, ma con il cantiere sequestrato era impossibile procedere alla chiusura appunto del cantiere e a effettuare la rendicontazione. Siamo veramente soddisfatti per questa proroga, un anno più che sufficiente per chiudere la partita. Con il cantiere ora dissequestrato abbiamo riattivato la procedura amministrativa dividendo in due binari la medesima. Stiamo procedendo per una compatibilità urbanistica per quanto riguarda l'aspetto meramente urbanistico e quindi chiudere il cantiere. La questione rifiuti viaggia su un binario differente, sarà la procura a portare avanti l'indagine in essere, ma siccome il riporto di materiale oggetto appunto dell'indagine non è strettamente funzionale al percorso della pista, può viaggiare su un suo binario indipendente. Noi nel contempo stiamo chiudendo la partita sull'aspetto esclusivamente urbanistico, con questa compatibilità paesaggistica che ci permetterà a questo punto di chiudere i lavori e procedere poi a rendicontarli alla regione. Nella migliore delle ipotesi penso che nel giro di 2 o 3 mesi si possa davvero divenire una chiusura dei lavori e quindi una rendicontazione presso la regione. Qui a breve, pensiamo a primavera, si potrà aprire la pista. Quello che conta è che comunque la pista c'è, è stata realizzata e che il finanziamento, oltre 300.000 euro da parte della regione, è stato salvato. Il comune di Piario ha avviato le procedure per modificare il piano di governo del territorio. La variante si è resa necessaria per i cambiamenti ai confini con Clusone, ma l'amministrazione ha deciso di estenderla anche ai cittadini interessati. A Piario si riapre il fascicolo piano di governo del territorio. Perché si è manifestata questa necessità? Sì, ne approfitto proprio di questa intervista per dire a tutta la popolazione che l'amministrazione ha deciso di aprire a tutti le modifiche al PGT, anche se all'inizio eravamo partiti solo per la sistemazione dei confini. Invece poi, giustamente parlandone, si è pensato di aprire a tutti quelli che hanno desiderio, bisogno e anche solo consigli da dare, di
che possano presentare le loro richieste in modo che poi verranno vagliate e, se ritenute accettabili, verranno inserite in queste modifiche al piano regolatore. Andando nel concreto, qualche esempio? Sì, già si era parlato di sostituire il nome di una zona vicino all'oratorio per poter permettere all'oratorio di ampliare un attimino la sua sede. Questo è un esempio che verrà sicuramente tenuto conto di questa richiesta. Poi, non so, credo che qualcuno abbia un problema su un piccolo garage che proprio per l'attuale disposizione non si riesce a fare, e anche qui, visto che la cosa non danneggia nessuno, perché no? Perché dobbiamo capire, quantomeno questa è l'idea di questa amministrazione, che il comune non deve essere un oppressore. L'amministrazione non deve opprimere i suoi amministrati, ma deve in tutti i modi cercare di aiutarli, ovviamente rispettando le regole. Verrà inserita anche la nuova strada, la cosiddetta Bretella? Sicuramente, già era prevista, però era prevista nei nostri sogni. Pertanto andremo ad inserire il progetto esecutivo, che lo stanno approntando, per cui a maggior ragione decideremo di cambiare, e verranno cambiati i disegni sullo stato di fatto, cioè su quello che verrà realmente eseguito. Quando pensate di portare in consiglio la variante? Adesso ci vorranno almeno un paio di mesi per portare in consiglio la variante, perché bisogna aspettare i 30 giorni per dare la possibilità agli abitanti di portare le loro richieste. Poi ci saranno altri 30 giorni per poter valutarle, tutte queste richieste, per poterle valutare, e alla fine verranno adottate, ma penso andremo a gennaio del 2017, più o meno, ecco. Poi, in conclusione, un breve accenno al motivo che ha portato alla necessità di intervenire sul PGT, ovvero questo cambio di confini con Clusone. Sì, questo è stato veramente un accordo che abbiamo trovato con il comune di Clusone, perché si era al paradosso che il comune di Piario era proprietario della cascina e di alcuni terreni sotto la cascina, che però il comune veniva deciso dal comune di Clusone se si potesse o meno effettuare modifiche. Pertanto, non essendoci abitanti in quella zona, abbiamo chiesto al comune di Clusone di rettificare, ma si tratta di poca roba, 5-6 mila metri di terreno, per cui Clusone non ha perso niente. E Piario è diventato totalmente proprietario, e di questo, anche sulle decisioni di cosa verrà fatto di questa cascina, con l'ausilio di Clusone, che io ringrazio ovviamente per averci concesso questo cambio di confini. Continua il percorso per il rinnovo del Consiglio d'amministrazione di Promoserio. Ieri sera sono stati eletti i rappresentanti degli operatori. Sentiamo Andrea Filisetti. Continuano le operazioni per il rinnovo del CDA di Promoserio. L'altra sera è stato eletto il consigliere rappresentante degli enti dell'Alta Valle Seriana, Guido Fratta, mentre ieri sera sono stati eletti due consiglieri rappresentanti degli operatori, Gianni Balduzzi e Cristian Messa. Sono 27 i voti che sono stati raccolti da Balduzzi, presidente di Astra, 20 quelli assegnati a Messa, presidente di Coral Tour Presolana Holidays. Non sono bastate per essere eletta invece le preferenze raccolte da Romina Riccardi, 17. 64 i votanti totali. Ieri sera è stato definito anche il DOT, direttivo degli operatori turistici, che risulta così composto: Mauro Abadini, Stefano Gusmini, Romina Riccardi, Gianluigi Della Valentina e Giordano Sozzi. I cinque sono stati eletti all'unanimità.
Questa sera vi sarà la designazione del consigliere aggiunto rappresentante delle Proloco della Valle Seriana. Il 21 sarà deciso il consigliere aggiunto degli associati della Valle di Scalve. Il 23 sarà individuato il rappresentante delle imprese di manifatture e servizi. Il 24 il rappresentante dei comuni ed enti avente sede legale nel territorio dell'ex comunità montana della Valle Seriana. Da definire anche il consigliere dei comuni altamente turistici. La comunità montana della Valle Seriana e la provincia devono ancora nominare il proprio rappresentante. Una volta determinati tutti i consiglieri, tra questi sarà individuato il presidente dell'agenzia turistica. Si chiama Schiaccia DCA ed è un alleato in più per mettere al tappeto i disturbi alimentari, anoressia e bulimia in primis. È un'applicazione per smartphone voluta dal Centro per la Diagnosi e la Cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare della Casa di Cura Palazzolo di Bergamo. Un canale diretto per intercettare gli adolescenti sempre più spesso vittime di questi disturbi. Basti pensare che nella sola provincia di Bergamo ogni settimana si registrano almeno 5 nuovi casi e il fenomeno sempre più diffuso tra le giovanissime registra un incremento anche tra i maschi. Spazio al servizio. Abbiamo un centro di disturbi del comportamento alimentare da 13 anni che cerca di affrontare questa problematica giovanile e quindi a un certo punto volevamo uscire un po' dai nostri confini e occuparci della prevenzione del fenomeno utilizzando il linguaggio che utilizzano i giovani e quindi abbiamo creato questa app con il contributo di Vodafone per cercare di raggiungere il maggior numero di persone ed aiutarle ad accorgersi di avere un problema. E questa è la questione fondamentale. La maggior parte delle persone, soprattutto ragazze di sesso femminile, che hanno questo tipo di problema, non pensano di averlo. Questa app consente quindi, da un lato, informare le famiglie, le persone, gli attori educativi del territorio e dall'altro dare la possibilità di interagire con degli esperti e accorgersi di avere un problema e magari chiedere aiuto. Potranno scaricarla gratuitamente o da Google Play se hanno un sistema Android o da Apple se hanno un iPhone gratuitamente sin da ora e potranno poi navigare dentro questa app o ricevendo informazioni o facendo dei test o arrivando a colloquiare con un esperto, un moderatore di un forum. L'Istituto Palazzolo ha risposto ad un bando della Fondazione Vodafone Italia che è stato per noi importantissimo. Un bando che abbiamo creato al nostro interno che aveva l'obiettivo di premiare quelle associazioni del terzo settore forti e ben radicate sul territorio come l'Istituto Palazzolo dedicate ai giovani in situazioni di disagio e soprattutto che potessero presentare progetti basati sul digitale e sulla tecnologia in linea con l'orientamento di Vodafone, la nostra azienda e la strategia della fondazione. Per questo pensiamo che l'Istituto Palazzolo abbia veramente rappresentato questo nostro obiettivo, tecnologia, digitale, interesse per i giovani e devo dire in più che è una bellissima soddisfazione in quanto noi abbiamo investito con questo bando 2 milioni di euro sul territorio per il non profit e per il digitale nel non profit e l'Istituto Palazzolo ha superato una grossa selezione per essere qua in quanto sono arrivati con questo bando più di 470 progetti. La selezione è stata durissima, però nonostante tutto il progetto è stato talmente forte ed efficace che noi abbiamo deciso insieme a tutto il CDA della Fondazione Vodafone Italia di premiarlo. Il 25 novembre si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne voluta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'associazione Fior di Loto contro la violenza e il maltrattamento sulle donne da anni attiva in Val Seriana aderisce alla mobilitazione per il diritto all'autodeterminazione a Roma il 26 novembre. Scopriamone di più. Ecco, il 26 di buon'ora ci sarà un pullman che lascerà Bergamo e sarà diretto verso Roma. Perché? Precisamente alle 4 del mattino.
e noi vogliamo appunto recarci a Roma perché vogliamo sostenere in particolare questa giornata, dove speriamo che saranno in molte donne e anche uomini, speriamo, proprio per, sia per sottolineare l'importanza del 25 novembre, cosa vuol dire la giornata internazionale del 25 novembre e in particolare la situazione che si trovano oggi la maggior parte della casa delle donne, senza fondi, per cui vuol dire una chiusura, e non temporanea, ma una chiusura. E questo è una cosa, oggi come oggi, che la situazione delle donne sta peggiorando e sempre più ci sono donne purtroppo che si trovano momentaneamente nel problema di questo disagio della violenza, e se si chiudono anche le case non si hanno più fondi, è una situazione veramente insostenibile, per cui noi vorremmo dare molta forza a questa manifestazione partecipando tutti, veramente dicendo che i soldi devono trovarli questo governo per la casa delle donne, e non ci sono vie di fuga su questa cosa, devono veramente trovare i fondi, come anche vengono trovati in altri stati, non parliamo poi dei stati, diciamo, della situazione che c'è in Germania, in Danimarca, in Svezia, in Norvegia, queste situazioni dove i fondi ci sono e ci sono appunto le case delle donne. Un'altra cosa voglio dire, la maggioranza di queste case delle donne sono tutte composte da operatrici, psicologhe e anche avvocate che lavorano gratuitamente. E questo lo voglio sottolineare, pertanto è una cosa che anche questa va detta. Ci fermiamo per una pausa, al rientro parleremo di libri e poi la nostra rubrica Biberon con i neonati dell'ospedale di Piario. A tra poco. Riprendiamo con il TG. Luigi Furia di Gorno, scrittore e giornalista, ha dato alle stampe un nuovo libro. Ce ne parla in questa intervista. Storie di montagna è il suo ultimo libro. Quindi qui troviamo molti racconti con proprio alcuni momenti di vissuto locale. Sì, in pratica sono racconti, e diciamo storie, anche un po' di storia di tutta la nostra zona, in modo particolare dell'Alta Val Seriana e della Bergamasca in generale, racconti che sono tante tessere di un mosaico che aiutano a ricostruire un po' la vita di un tempo nelle nostre zone. E è stato diviso per argomento, cioè dall'agricoltura alla famiglia, alla miniera, all'emigrazione. Poi c'è anche un capitolo dedicato agli svaghi o agli alpini, eccetera. E ogni capitolo ha 5 o 6 racconti riferiti appunto alla nostra gente. Ogni capitolo è anche arricchito da alcuni versi. Sì, cioè io ho pensato che fosse utile e anche gradevole iniziare ogni capitolo con 2 o 3 versi di poesie di poeti bergamaschi, partendo da Belotti, Bortolo Belotti, che è stato anche senatore e che è stato uno dei più grandi poeti bergamaschi. In pratica è sempre riferito all'argomento del capitolo, e si parte appunto dalla famiglia, che è il nucleo fondamentale delle nostre comunità, attorno al quale si è sempre svolta anche l'attività comune, eccetera, per passare alla campagna, tenendo presente che da noi una volta, magari tanti giovani non se lo ricordano, ma si coltivava frumento e grano turco, eccetera, fino a 1000 e oltre metri, anche in pendenze quasi impossibili, eppure si è fatto. Poi naturalmente la stalla intesa come allevamento di animali, come alpeggio, come anche fienagioni, eccetera. E
il bosco è un'altra attività fondamentale per le nostre zone, cioè sia il bosco ceduo che il bosco d'opera, cioè le pagherade, come dicono, dove appunto si ricavavano legname per la fabbricazione di mobili o di case. Poi filatura e tessitura, un'altra attività sempre particolarmente presente in Val Seriana, visto che avevamo l'acqua, tutti i maggiori industriali di tessitura sono venuti poi a portare i loro stabilimenti in Val Seriana. I mestieri che si facevano una volta, dal muratore al falegname, all'ambulante, no? Quello che andava in giro a vendere pezzi, e poi l'emigrazione, un altro fenomeno presente da noi, in pratica dall'Australia alla Francia, al Belgio, magari le miniere di carbone del Belgio, e poi la fede, cioè le varie funzioni che si svolgevano una volta da noi, un capitolo anche agli alpini, figure particolari come Caprioli o come quelli che abbiamo avuto tra noi, tipo Cassamalì o altri. E poi infine gli svaghi, cioè i giochi che si facevano una volta. Tanti bambini anche questa settimana a Biberon, la nostra rubrica dedicata ai neonati dell'ospedale Locatelli di Piario.
Peron vi è stato offerto da Risto Giochi Bocciodromo, la prima pizzeria con parco giochi all'interno. Risto Giochi Bocciodromo, a Fiorano al Serio. Ci fermiamo per una pausa, ci rivediamo tra poco per la parte finale. Verso la fine del TG con i programmi di Antenna 2, questa sera sul canale principale alle 20.30 un nuovo appuntamento con il settimanale di informazione Target. Alle 22.30 la seconda edizione del TG, alle 23.15 la partita di pallacanestro femminile di serie A2 Fassi Albino Costa Masnaga. Il canale News 218, alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 l'anteprima Target, questa sera dedicata all'incontro di Walter Veltroni, ex sindaco di Roma, con i bambini di Albino in occasione della proiezione del suo film I bambini sanno. Il canale sportivo 628 alle 20.30 Antenna 2 Sport a cura di Lorenzo Noris e alle 21.30 tempi supplementari. E proseguiamo con l'almanacco, domani è venerdì 18 novembre, il sole sorge alle 7.20 e tramonta alle 16.51, la luna sorge alle 20.59 e tramonta alle 11.59 di sabato. La Chiesa ricorda la dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo. Infine le previsioni del tempo, domani su Alpi e Prealpi Lombarde, su tutti i settori molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno con deboli precipitazioni sparse al mattino, più diffuse dal pomeriggio. Limite delle nevicate in progressivo abbassamento fino a 1300 metri, temperature in lieve calo. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.